maestro. Di cosa stavamo parlando? Le lezioni del nostro caro maestro Fabio Liotta. Le lezioni, dicevamo questo. Tu, se vuoi cambiare la voce, questo è un discorso, cioè, puoi provare con degli esercizi o con forse si tratta di fallocentropia. Erano altri allora che ricordo per tanti che dalla voce si capisce il carattere, no? Per la testa di niente, ma come si capisce la testa, uno poi una volta si capisce, no? La propria voce, perché la emette in un determinato modo, quali sono che ti arrabbi più facilmente, invece in un determinato modo, perché tu magari ti arrabbi più facilmente, sì, allora dici forse per quello, allora c'è essere più pacato, esprimere una voce magari più bassa, ce l'hai troppo bassa di conseguenza, sei troppo tranquillo, troppo calmo, allora ogni tanto c'è un determinato modo. Proponi ad esempio delle ipotesi di lavoro su quali caratteri della mia personalità possono sfruttare la mia voce. Quali caratteri? Non lo so, io non ho approfondito, mi vedi consigliarti gli esercizi di altro, e poi sono quelli più comodi, poi anche facendo gli esercizi di voi anche direttamente su qualche parte, poi quella parte psicologica è molto individuale, anche può essere, poi può iniziare il tipo di esercizi, con l'esercizio di base, quello iniziale, qual è? Per fare la M masticata. M masticata, che cosa è la M? È dire la M sostenendo la il vibrato all'interno del sentito, una M che vibra proviamo così, molto basso, cioè intendendo il suono basso, quanto più basso possibile, e questo già è un esercizio ricorda molto la OM della meditazione, infatti. Infatti è una cosa che non viene detto spesso, perché sono vivo, perché sono sempre molto bello, però è un esercizio di meditazione che si tramanda l'insegnante di meditazione verso una chicca molto interessante di Italia, assolutamente rispondere. Non la sapevo questa. Non la sapevo per nulla. Non l'hanno detto, manca saranno famosi. Sì, questo qua. Questo è un esercizio di più semplice, forse veramente forse lo fanno un po' gli attori del mondo. Modifica
manca esclusivamente la M oppure ha ripercussioni anche con altre lettere? No, si ha un abbassamento poi della voce. Ah, totale. La voce, sì. Come hai fatto tu ad avere questa voce così profonda, così bassa? Guarda, io non so se, perché quando facevo le tipologie, mi sono diventato molto brusco, non so se era tutto lo sviluppo ormonale. Ma pensa che però mentre facevo io questo mi si abbassava la voce. E mentre mi si abbassava la voce, ripetevo tutte queste cose, poi capivo anche il mio carattere, quindi poi capivo a che cosa corrispondeva, a che tipo di